Che la pace alberghi in ognuno di noi, amici miei, e solo così saremo pronti sicuramente a parlare di pace mondiale quando impareremo ad avere la pace interiore e con le persone che ci circondano. Ciao ragazzi, benvenuti. Primi giorni, primi vagiti di questo mese di giugno 2022 sulla nostra emittente radiofonica preferita. Il mattino ha l'oro in bocca, le note hanno l'oro in bocca. Tempo Zero Gold, ben approdati. La musica d'autore, i nostri pensieri, parole, sottopelle, i brividi che scorrono. Avete voglia di mettervi in contatto con noi? Allora fatelo 3711 2021 03, la pagina ufficiale del gruppo. Ci siamo noi a tenervi compagnia. E se la vostra giornata non è andata nel migliore dei modi, se ieri magari non è proprio stata quella giornata che, insomma, non volevamo vivere, non fa niente. La musica ci metterà sicuramente di buon umore e ascolteremo grandi sonorità anche questa settimana. E allora, buon viaggio nella musica, solo da noi, sulla nostra emittente radiofonica preferita, che inizi quindi Tempo Zero Gold. Sei qui, quante promesse ti hanno fatto per finir così. Bussi a una porta per non morire, quando nel buio riesci solo a piangere vicino a un Dio. Forse hai toccato già il fondo, ora rinasci davvero. Non sono io che ti parlo, io sono in parte straniero. Comincia qui un'altra vita e primavera tornerà tra le tue dita. Finché vivrai per i suoi occhi, solo un domani ci sarà. Se vuoi ritornare, caro amico mio, capita a volte davvero, è la magia che ho di te, che accende il fuoco più vero e brucia tutti per te. Comincia qui, non è finita, e primavera torna.
ditemi la verità che ve la siete canticchiata tutta questo pezzo musicale del Sanremo 2000, tra l'altro portato appunto alla manifestazione canora italiana da Umberto Tozzi. La traccia numero 3, durata 4 minuti e 29 secondi, l'album che porta appunto il nome di questo singolo, Un'altra vita. Un'altra vita sotto tanti punti di vista. Quante volte abbiamo pensato di mettere un punto a capo alla vita di quello che viviamo e dire lo sai che c'è? Domani cambio vita. Oppure magari dedicare una canzone come ha fatto Umberto Tozzi appunto in questo album ad un amico. È primavera e tornerà nella mia vita ed è una grande e bella dedica. Pensate che non ne esistono grosse comunque grosse colonne sonore magari di comunque dell'inno all'amicizia, sì, Laura Pausini piuttosto che appunto Umberto Tozzi appena incontrato, magari perché no, facendo un salto anche in Riccardo Cocciante e grandi altri protagonisti della musica italiana ma anche internazionale. L'inno all'amicizia, l'amicizia veramente però ragazzi è un argomento importante, l'amicizia fraterna, l'amicizia che ci mette in contatto con le persone, perché poi ragazzi sarà anche così, no, a livello morale è brutto dirlo però bisogna dirlo, le amicizie si scelgono, i rapporti invece familiari no, o comunque sia i parenti non si scelgono, gli amici no. L'avete mai sentito questo detto? Ecco, l'avete scritto anche nella pagina ufficiale del gruppo Ritempo Zero, è proprio così però in realtà spesso e volentieri si fa molto parlare effettivamente dei rapporti d'amicizia, ma esistono vari strati effettivamente. C'è l'amicizia che ci permette di entrare in comunicazione magari per passare una bella serata con amici, conoscenti, perché ci servono anche quelli. Sapete che, aperta e chiusa parentesi, in Francia, quindi i francesi hanno, ma anche in Svizzera, nel loro vocabolario, una differenza sostanziale tra amico, quindi amico vero, fraterno, confidente, piuttosto che conoscente, perché è importante distinguerlo. E voi direte, sì, ma anche noi abbiamo una cosa del genere, perché il conoscente, l'amico è l'amico. Sì, è vero, avete ragione voi. Però in realtà per il 90% delle volte, quante volte avrete magari sentito dire, ma magari anche noi per primi, aver detto sì, sono uscito con un amico. Non è che vai a sottilizzare un amico, un'amica, una conoscente, anche sì, anche quello, lo so che adesso state pensando proprio lì, anche all'amico di letto o all'amica di letto, ecco appunto, sì, adesso ragazzi, anche quello. Diciamo che però costruire i rapporti non è proprio semplice, ma soprattutto mantenerli. Siamo quelli del mordi e fuggi, del click, che se non funziona un rapporto allora ci blocchiamo gli uni con gli altri, e magari basta solo un click per ricominciare a cercare magari un nuovo rapporto, magari anche sentimentale. Non abbiamo più pazienza, siamo soli, lo dicono gli psicologi, siamo molto social, generazione 2.0, sempre pronti comunque, anche grazie alle varie applicazioni Tinder, Gay Romeo, Man for Boy, piuttosto che altre varie ed eventuali indirizzi sessuali, siamo prontissimi a farlo, certo, perché no? Però non soltanto la qualità è importante, ma anche quindi rafforzare il rapporto stesso che con la persona o con le persone che andiamo a conoscere, rafforzarlo, quindi coltivarlo proprio come fosse una bella pianta. Ma noi siamo la generazione 2.0, attenzione, non stiamo dicendo che Simone Papini, siamo qua semplicemente per riportarvi la notizia e non è un giudizio, scusate il gioco di parole, però sembrerebbe che l'alta percentuale di questa generazione 2.0 di coltivare quei rapporti di amicizia o comunque rapporti interpersonali, amicali, sentimentali, quando non funzionano, hai le prime avvisaglie che c'è qualcosa che non funziona, la piantina del sentimento, allora non la coltiviamo più, non la annaffiamo e non la coltiviamo. E voi vi ci ritrovate in questo? Io vi dico di no, però vi dico anche che prima di chiudere un rapporto anche a livello personale, sicuramente familiare, sicuramente parentale, esiste anche quello, esiste purtroppo anche quello, ed è quello che fa più male, questa è la vera realtà. Arrivano anche loro, di Alan Parsons Project, Old and Wise, quando sarò vecchio e saggio. Speriamo veramente tutti di diventare vecchi e magari un po' più saggi, giorno dopo giorno. Shadows approaching me, and to those I left behind, I wanted you to know you've always shared my deepest thoughts, you follow where.
Certe volte siamo soltanto dei bambini che giocano a fare grandi, i grandi in un mondo di piccoli o piccoli in un mondo di grandi. Certe volte, troppo spesso, abbiamo paura, paura di crescere, paura di acquisire quella saggezza che ci renderebbe molto più liberi. Siamo aggrappati alle nostre convinzioni, alle nostre solitudini, alle nostre mancanze affettive, sentimentali. Spesso e volentieri siamo talmente soli da riuscire a pensare, nostro malgrado, di provare ad entrare nella vita degli altri e magari, perché no, con tutti i buoni sentimenti, cercando di essere accoglienti, di fare del bene, quando però il bene a volte, se non richiesto, fa soltanto male, perché le nostre solitudini ci fanno diventare dei bambini troppo adulti che giocano ancora in quei giardini in un mondo troppo grande. Grande. O forse troppo solitario, persino per noi, fino a farci capire che il mondo è a nostra disposizione ed è casa nostra. È un po' la stessa vita che dovremmo imparare a capire. È nostra, ma è il nostro grande dono e dovremmo farne un regalo prezioso per noi stessi e per gli altri ogni giorno. Tempo Zero Gold, musica, pensieri, parole, vita. Alchimie sulla nostra frequenza nazionale preferita. Thank you.
son partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. Arcobaleno è il mio messaggio d'amore. Può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più violente ed esolante squallore. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sei tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera. E porterò queste mie valigie pesanti. In questa prima parte della prima settimana del mese di giugno 2022 abbiamo infilato, e non so che non è radiofonico, però noi siamo al bar, nel bar di Tempo Zero Gold, e vi offriamo una musica che ha loro in bocca, un po' come i giorni, le mattine hanno loro in bocca, ed è quello che veramente ci auguriamo per ognuno di noi. Vi offro questo, io sono il barman, ecco, mettiamola così. E quindi nella prima parte di questa settimana di giugno ci siamo concentrati sulla tematica dell'amicizia, anche a livello musicale. Ce ne sono tante altre, non tantissime, ma tante altre pezzi musicali importanti a livello nazionale e internazionale che parlano dell'amicizia. Quindi Umberto Tozzi, con il quale abbiamo aperto, con il suo pezzo musicale del 2000, Old and Wise, Quando sarò vecchio e saggio mi ricorderò di te, di Alan Parsons Project, e poi abbiamo sconfinato fino a Chi si è seduto nella porta accanto, e quindi nella stanza accanto sicuramente ascolta i nostri pensieri e anche le nostre musiche. E sì, e quindi ci prendiamo la nostra prima pausa con questo pezzo musicale appena ascoltato insieme di Adriano Celentano. L'arcobaleno è dedicato ad un'amicizia che finisce nostro malgrado, perché la persona si siede nella stanza accanto, ma attenzione, i rapporti, quelli veri, quelli che ci fanno veramente vibrare l'anima, non terminano mai, perché comunque sia rimangono sempre nella nostra vita. Li vedo già pronti dall'altra parte del video i miei colleghi dell'emittente radiofonica nazionale per farmi scollegare, quindi, e farmi prendere una brevissima pausa, e quindi linea alla nostra regia nazionale. A tra poco. Questa è Tempo Zero Gold. Cerchi riparo fraterno, conforto.
specchio, ti muovi a stento e con sguardo severo, lascichi un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento. L'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove. Magica quiete, velata indulgenza, tempesta, riprendi fiato con intenso trasporto, celebri un mite insolito risveglio, mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata bambina, nel tenue ricordo di una pioggia d'argento, senso spietato di un non ritorno. Di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove, piove. Le nostre grandi note in esclusiva assoluta sulla nostra emittente radiofonica. La breve pausa che ci siamo concessi è terminata e siamo di nuovo qui. Abbiamo iniziato la prima parte di Tempo Zero Gold con Umberto Tozzi, Un'altra vita, pezzo musicale del 2000 di cui abbiamo parlato. Lei invece è Carmen Consoli, con questa voce così particolare, con questo singhiozzo articolato veramente meraviglioso. Tempo Zero Gold che ci regala veramente emozioni allo stato puro. Questa è l'ultimo bacio. L'avete mai dato voi l'ultimo bacio inconsapevolmente, oppure perché magari avevate deciso che era l'ultimo bacio semplicemente unicamente perché quel rapporto l'avete chiuso? Ecco, allora altro che bacio. Oppure semplicemente il bacio rubato, il bacio dell'amore, dell'amante, del convivente. Il bacio, quanti tipi di baci abbiamo? L'ultimo bacio, questo era tra l'altro la colonna sonora del film. Abbiamo iniziato, dicevamo, con Umberto Tozzi del 2000, abbiamo continuato, ci siamo presi questa piccola pausa, siamo tornati e abbiamo aperto nuovamente la seconda parte di Tempo Zero Gold salendo di un gradino, di un anno. Attenzione, 1 febbraio 2001, L'ultimo bacio, un film scritto e diretto da Gabriele Muccino, uno che di sentimenti a livello di regia se ne intende, con Stefano Accorsi. Tra l'altro il grande Stefano, che ormai conosciamo, ha avuto la sua carriera artistica con Luciano Ligabue, certo il cantante, ma è lo stesso che comunque scrisse e ha scritto anche tra l'altro l'ultimo suo libro, è uno dei grandi scrittori comunque Luciano Ligabue.
anche tra l'altro con Radio Freccia, la storia della radio libera, le radio libere, ve lo ricordate Radio Freccia? Noi mettiamo la musica che ci pare e la musica che ci piace. Era la libertà dei pezzi musicali e ovviamente degli anni 70, quelle radio libere che loro se ne andavano in giro per capire fino a dove arrivava il segnale, altro che internet e la nostra emittente radiofonica, no? Con il segnale, sempre, però negli anni 70 sicuramente era un'altra cosa. Quindi Gabriele Muccino, i protagonisti, dicevamo, con Stefano Accorsi, la grande Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli e altri protagonisti. E quindi L'ultimo bacio è quindi la colonna sonora di questo film. Senso di libertà, senso di passione, senso di vivere la vita, la libertà. Ma la libertà va guadagnata, la libertà va compresa, perché spesso e volentieri la libertà... c'è anche un vecchio detto che... era molto amato anche dal nostro Domenico: la mia libertà inizia e finisce dove inizia la tua, in base a correnti di pensiero. Ma la libertà, secondo alcuni studi, e quindi a livello personale, teologico, ma soprattutto a livello psicologico, può provocare anche l'angoscia e la perdita della libertà. Per quale motivo? Perché la libertà può fare malissimo a certe persone, perché l'illusione di poter fare tutto, di poter diventare tutto, di poter conquistare chiunque e qualunque cosa e rendere irreale fino a perderlo anche quello che invece è la tua realtà. È quello che fanno alcune persone quando sviluppano la reazione sentimentale, ad esempio, che vivono, perché fantasticano sulle infinite possibilità di poter vivere con il compagno o con la compagna. La vera libertà non è poter far tutto, però la vera libertà, lo dicono gli psicologi. Poi comunque, se vi fate un salto anche a livello teologico, non soltanto a livello cristiano, vi diranno che la vera libertà è la scelta di dire di no. Ad esempio, la libertà è poter esprimere, esplorare fino a dove si estendono i confini della prigione che ci circonda. Tutto ciò che è la libertà, secondo appunto e a livello psicologico Francesco Boz, tra l'altro, secondo invece studi a livello teologico, perché ricordate che le varie religioni sono assolutamente dell'educazione personale, quindi anche comportamentale. E sì, amici, se ci sono, anzi fatemelo sapere al 37 11 20 21 03, dei sacerdoti, anche dei diaconi permanenti, va bene lo stesso, sicuramente vi diranno e vi risponderanno che hanno studiato anche psicologia. Sì, per quale motivo? Perché bisogna saper capire anche le difficoltà di chi ci circonda. E poi c'è il confessore, prima si chiamava confessore, adesso molto demodé questo appellativo, adesso il sacerdote, comunque in generale il diacono, vario ed eventuale, il pastore. Ecco, la libertà quindi a livello religioso, quindi, che è il comportamento e l'educazione di ognuno di noi, al di là della coscienza religiosa di ognuno, è educazione. Quindi la vera libertà, unendo a livello psicologico, religioso, morale, etica e comportamentale, è anche la scelta di saper dire di no. La vera libertà è scegliere anche di vivere le nostre decisioni nella nostra libertà di essere. Just like Philadelphia, freedom means a lot to me. In between the place I've been and where I'm going, I can see America trying not to show her age, even though the winds of change keep on blowing. And I would lay your body down and rock your tears away, but it's much too late for now. Remember?
remember Philadelphia when the world was young and warm, so in love and living for everything new. But I know Philadelphia, the winter winds will slowly take your heart and soul until it makes nothing of you. And I would lay your body down and rock your tears away, but it's much too late. Sign, take a bow, though we may not know it now, things are never gonna be the same. Here on 7th Avenue, I tip my old top hat to you. I hope you find somebody who will love you like. Tutti nasciamo felici. Lungo la strada la vita ci sporca, ma possiamo pulirci. La felicità non è esuberanza né chiassosa come il piacere o l'allegria. La felicità è silenziosa, tranquilla, dolce. È uno stato intimo di soddisfazione che inizia dal voler bene a se stessi. Isabella Allende. Per imbastire quei tuoi giochi d'amore,
c'è chi ormai può consolarti, però lo scoprirai tornando a casa per via, e lui ti farà compagnia. Da ora tu avrai un nuovo amico che ti ama e non vuole mai tradirti, che ti guarda con fiducia perché vede l'immagine più bella e più cara nel vederti. Non mancargli mai. Pianta cresce dai suoi frutti, Maria, il tuo bambino non è certo un errore, ma è un miracolo che non puoi più ignorare, perché ha bisogno del tuo amore. Oggi tu avrai un nuovo amico che ti ama e non vuole mai tradirti, che ti guarda con fiducia perché vede l'immagine più bella e più cara nel vederti. Non mancargli mai. Un bel giorno oggi, credi Maria, finalmente c'è qualcuno con te, qualcuno che hai fatto tu. Maria, che cosa vuoi di più? Maria, che cosa vuoi di più? Adesso c'è qualcuno che hai fatto tu, un amico che ti guarda e ti ascolta. Siamo riusciti a intraprendere un viaggio pindalico nei vari sentimenti dell'amicizia. Quindi, e voi direte, nei vari sentimenti? Eh sì, abbiamo parlato degli strati d'amicizia. Si può essere amici dei figli? C'è chi sostiene di no, perché comunque sia il genitore dovrebbe essere una guida. Se però è un amico, allora significa che il figlio o la figlia possono anche provare a confidarsi con il genitore. Il genitore però deve un po' bacchettare, deve essere una guida. E secondo alcuni studi a livello psicologico non concordi, quindi voglio dire, non tutti gli psicologi sono d'accordo, in quanto il genitore dovrebbe essere soltanto una guida. Voi siete genitori e come vi comportate con i vostri figli? Siete amici? Una mamma per amica? La serie TV, tra l'altro. Questo era il pezzo musicale di Riccardo Cocciante, tratto dal suo album Riccardo Cocciante del 1991, composto da 10 tracce, e però la traccia numero 3 fu portata a Sanremo da Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme. Ma questo album parlava d'amicizia, Per tornare amici, la traccia numero 5, tra l'altro. Un pezzo musicale molto interessante. Tra l'altro il sottoscritto aveva 13 anni e io avevo sempre sognato di fare lo speaker, e io non si doveva fare, lo so ragazzi, adesso però dai, ormai è in prescrizione. Le musicassette doppiate, quanti di voi hanno almeno un ricordo o magari vintage nel vostro mangianastri? La musicassetta di un amico che era smanettone e che comunque doppiava le cassette o registrava dalla radio i pezzi musicali. Simone Papini ha dei, io parlo anche in terza persona, delle splendide raccorde radiofoniche. Eh sì, perché comunque dovevi aspettare la canzone, dovevi sperare che lo speaker non ci passava sopra la voce, e non c'era internet, non c'era Spotify, YouTube Music, Amazon Prime Music, Team Music, musica liquida. Non c'era la musica liquida, amici. Quindi noi eravamo gli amici della cassettina, sicuramente sì. Dicevamo che questo album, che appunto
appunto prende il nome di Riccardo Cocciante, 1991, Sistema Insieme lo portò a Sanremo, e noi abbiamo ascoltato invece la traccia numero 7, Sì Maria, questo inno alla vita, queste 10 tracce che tra l'altro ci portavano a scuola, e sì, perché alla traccia numero 6 c'era prima gita scolastica nel mondo del jazz, del blues e del rock, e questo Simone Papini ci aveva la cassetta originale, una delle poche. Come faceva a comprarmela? Io non avevo la paghetta, me la costruivo perché comunque sognando di fare lo speaker io già comunque doppiavo le canzoni, non si doveva fare, lo so, però dai, chi è che non ha mai duplicato una musicassetta e non era un amico della cassettina o non registrava dalla radio? Dai amici, dai gesti che mi fanno a livello radiofonico e televisivo questi tizi qui a livello nazionale della regia, mi fanno capire che siamo arrivati al momento di prenderci l'ultima pausa del nostro appuntamento insieme. Torneremo tra pochissimo con tante altre note musicali d'autore. Tempo Zero Gold, bentrovati, questa è Tempo Zero Gold. Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro come su una pellicola correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato. E come dentro un film un giorno mi vedrai arrivare, tra luci e riflettori accesi e scene da smontare. Gira e il nastro gira, non lo so fermare, amore che per sbaglio non t'ho saputo amare. E corre il nastro, corre, senza aspettare. Adesso che t'ho perduto, non è vero che non ho mai pianto, che non ho perso né sbagliato, ma sbaglierei di nuovo se ritornassi indietro. Magari faccio in tempo a riparare, senza trucchi e senza rigirare, le scene che non ho saputo recitare. E come dentro un film un giorno ti verrò a cercare, tra luci e riflettori accesi per farmi perdonare. Gira e non lo so fermare, amore che per sbaglio non t'ho saputo amare. E corre il nastro, corre, senza aspettare. Adesso che t'ho perduto, e gira il nastro, gira, non lo so fermare, amore che per sbaglio non t'ho saputo amare. Corre il nastro, corre, senza aspettare. Adesso che t'ho perduto, adesso lo puoi spezzare.
Marco, Federica, Stefano, Stella, siete veramente migliaia, grazie veramente per i complimenti e per i messaggi che state mandando al 37 11 20 21 03 nella pagina ufficiale del gruppo. C'è un bel messaggio con delle emoticon veramente sorridenti, carine, con i cuoricini, con scritto da Antonella: ciao Simone. Allora, sotto la pagina ufficiale nei commenti dell'argomento anche di oggi, siccome stavamo parlando degli amici della cassettina, proprio come Simone Papini che aspettavi lo speaker, chissà se sta zitto se me la fa finire questa canzone, però è vero, Antonella ci fa notare, è vero, una delle tante che ci fa notare, Simone, il notturno era uno di quelli che comprava le cassette, le musicassette da 120 minuti, vedi che non ero solo, e registrava le canzoni nel notturno, perché comunque le radio private, è vero, mandavano il notturno e quindi significa che c'era la bobina, quella grande. Ve lo dico perché io ho sempre circolato anche da ragazzino nelle emittenti radiofoniche locali e c'era questo nastro che girava, e altro che comunque sia la vita, no, di Luca Barbarossa, gira il nastro, gira. Immaginate una cosa del genere, soprattutto se siete giovani e siete comunque di questa generazione, voi non conoscete sicuramente il nastro che gira, ecco, tanto per dire. E secondo un'ultima ricerca, aperta e chiusa parentesi, rischiate anche che i vostri figli non conoscano il cinema. Causa, grazie, fortunatamente non è questo il punto, ma questa è la notizia, quindi scegliete voi se causa o grazie a comunque sia lo streaming non illegale, attenzione, allo streaming podcast reloaded delle piattaforme nazionali ed estere. Quindi secondo questa ricerca a livello internazionale, noi vi diamo la notizia, questa è, e poi ognuno si fa la sua, voglio dire, no, di idea. Quindi rischiate che i vostri figli, amici, adolescenti o magari ventenni di oggi, che non conoscano il cinema. Voi sì, ma molti stanno chiudendo, non soltanto, dicevamo, per causa Covid-19. È vero, c'è ragione, avete ragione voi, certo che c'era il notturno, però Simone Papini non poteva registrare il notturno perché io amavo ascoltare i pezzi musicali uno dietro l'altro. Che facevo? Allora, io che cosa facevo? Dovevo comunque ascoltare i pezzi musicali, almeno i primi secondi, per capire di cosa stavamo parlando, e poi comunque dovevo tagliare, e non c'era la strumentazione di oggi, perché non parliamo di tecnologia informatica, internet, i vari programmi di, che ne so, adesso faccio un esempio per tutti coloro che masticano un po' questo discorso musicale di editing, Audacity piuttosto che Audio City, mettete l'accento dove volete, Reaper e tutta la DJ Boss, adesso è un attimo, no, ti metti lì, non c'è neanche più bisogno, perché diciamo c'è la musica liquida, sia libera che a pagamento, al di là dei megabyte, al di là comunque dell'ascolto migliore, se c'è comunque il canone, come ci ricorda qualche nostro amico come Mare Loreti, tanto per dire, su una nota piattaforma musicale, ma anche streaming, provala per 30 giorni e poi. Quindi sì, è vero, c'era questa cosa del notturno, però Simone Papini c'aveva il problema. Io sono molto puntiglioso, sono molto, non dico preciso, ma ho bisogno comunque sia di, avevo sempre bisogno di pulizia audio. A me onestamente di ascoltare il pezzo musicale, che comunque era quello che mi interessava, sicuramente sì. Ma qual è il problema? Il problema è che se però dovevo star lì ad ascoltare anche, aperta e chiusa parentesi, il gingolino della radio, capisci bene che mi venivano due gingolini così e buttavo in là tutto il nastro. Quindi passavo un paio di ore incollato alla radio, mi facevo la mia compilation facendo editing, sì, ma a orecchio. Surrounded by losers, misfits and boozers, hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned at the stake. You're finished, you're foolish, you failed. There's always a hope on this slippery slope. Somewhere a ghost of a chance to get back. Burn up your shame and dance with the big boys again. Yes, I strange, strange game.
You pile up the corpses, exhausted your sources, living right under a cloud. The odds are against you, the gods haven't blessed you. You better get back on the rails. Drop down on the data, keep pushing the paper. The debt's dripping down on the walls. It's a million to one, there's a place in the sun to dance with the big boys again. A strange game. You got to carry a plane in this strange, strange game. You're out on a limb trying hard to get in. It's a strange game. Sono le onde della vita, sono le mareggiate, sono ricordi che vanno, vengono, tornano, sono gli amori passati, presenti e futuri. Non è nulla, non è niente, è un battito d'ali, è uno stridore di ciglia, non è nulla. È vita, è fragore, è passione. Vivi oggi, non domani. Imparare a fare pace col passato. Lasciarlo andare, lasciarlo libero, così che anche lui possa lasciare liberi noi. Non guardare troppo al futuro, perché non siamo pronti a capirlo, anche potessimo conoscerlo. Impariamo a vivere, giorno dopo giorno, il nostro presente. Tempo Zero Gold. Ogni giorno a loro in bocca. Nonostante tu sia la mia.
bocca. Lo scriverò un'altra volta. Benvenuto, sei nel pianeta di Tempo Zero Gold, la tua vita ha sempre l'oro in bocca. To
poi arriva la signora, la signora Whitney Houston, e ci porta e ci traghetta all'ultimo momento insieme per questa settimana. When You Believe, signori, è stato veramente un onore prendervi così virtualmente, almeno mano nella mano, in questo nostro appuntamento settimanale. Le grandi note tornano la settimana prossima in Tempo Zero Gold sulla nostra emittente radiofonica preferita, sulla nostra frequenza nazionale. Continuate a scaricare la nostra applicazione, è vero che ci trovate in centinaia e centinaia di aggregatori radiofonici, però insomma dai, il sito ufficiale, la pagina e ovviamente la nostra applicazione vi permette di essere sempre aggiornati nel palinsesto. Oh sì, amici miei, sì, nella metà di giugno arriva anche un sogno di mezza estate, quasi ci siamo, cioè manca una settimana. E poi, oh, i nostri ragazzi che se ne vanno tranquillamente, se ne vanno tranquillamente in ferie, in vacanza. E voi genitori anche, insomma, quasi. Siamo sempre in vacanza, siamo sempre in armonia con la musica. Signori, che ogni giorno abbia sempre loro in bocca, in nostra compagnia. Linea quindi dagli studi di Monteleone d'Orvieto, in provincia di Terni, di Simone Papini, alla nostra regia nazionale. Tempo Zero Gold torna la prossima settimana, stessa ora, stessa onda, a tenervi compagnia. Ciao!